lì è stato il suo sbaglio fino alla fine. Lì probabilmente ha sprecato molte energie, perché di solito sullo sprint il Silvio e il Deli più o meno vincevano il 50-50, e allora è andata bene, poi dopo lui che è andato davanti oppure partiva dietro, penso che la vinceva lo stesso. Quindi, allora, abbiamo un punto subito per Fauna. Albarello. Ah, io non avevo nessun dubbio. Perché l'avevo provata talmente tante volte. Diceva sempre così. Non ho neanche guardato, stavo cercando una bandiera. Va bene, adesso Paolo, però, andiamo a dire cosa c'era dietro le quinte. Andiamo. E tutto quello che hanno detto effettivamente corrisponde alla realtà, o meglio, un altro punto di vista, chissà cosa scopriremo. Quindi, chiamiamo sul palco, io direi tutti e tre assieme. Anche perché, oltre ad essere stati e aver dimostrato grande talento, grande capacità, grande pazienza, immagino sono anche molto spiritosi, uno più dell'altro. Iniziamo con chi iniziamo? Iniziamo con Dario Di Calla. Sì, fategli un applauso, dai, Dario Di Calla. Sovraccombinato un buco, Sovraccombinato un buco, poi scopriremo anche perché. Alla già svelato. Poi con noi c'è anche Alessandro Vanoi, vai Monica, e poi chiamiamo anche Buerich insieme a noi. Roberto Galla. Ciao. Fino alla fine la parte c'era il fatto che vedete voi centrali e io qua. Sì, sì, certo. Allora, corrisponde a verità innanzitutto quello che hanno detto? Erano così disciplinati come sembrano questa sera? Andavano così d'amore d'accordo? E filava tutto così liscio? Ma ogni tanto c'erano ben dei battibecchi, ma è anche normale che c'è una squadra e che ci siano queste rivalità anche magari a cena o così, però sono sempre stato di una squadra, compresi tutti gli altri atleti, che non stiamo a nominarli tutti, però sì, è stata una gran squadra, è stata una gran vittoria. Mi ricordo di una cosa che Vanoi mi faceva fare, forse non ti ricordi più. Io abitavo su una casetta in alto allo stadio, mi faceva andare giù ogni volta prima della gara, perché era scaramantico, a mangiare veramente Alessandro? Sì, beh, non solo quello, anche con tutti i giornalisti la sera prima della staffetta ci trovavamo insieme e devo dire che portava bene. E confermi quello che è stato detto, non deve essere stato facile, però come è già stato evidenziato, sicuramente componenti di una squadra, ma grandissimi atleti anche individuali, quindi quando c'è questa forte competizione poi il carattere sicuramente in ognuno di loro è una componente importante dell'atleta. Quindi metterli d'accordo forse sarà stato anche difficile in qualche occasione. No, è sempre stato difficile, non qualche volta. Se voi pensate che Albarello non voleva mai farla prima e ha sempre fatto la prima. De Zolt o aveva ragione o se la prendeva. Vanzetta diciamo che era l'unico tra i vecchietti che era abbastanza condiscendente. Lui era il cacciatore, tranquillo, solitario. Bastava che lo mettevi dietro a qualcuno andare a prenderlo e lui lo faceva benissimo. Silvio era giovane, si apriva bocca, doveva subire perché sennò lo bastonavano, quindi diciamo che però Albarello e De Zolt sono stati veramente tosti, però alla fine la ragione è sempre quella che ha prevalso, perché il fine comune era quello di vincere, no? Cioè l'obiettivo che avevamo tutti, ski man, massaggiatori, tecnici, loro, era di vincere, quindi quando usciva un'idea migliore prendevamo l'idea che poteva venire da chiunque e la portavamo avanti. Il bello era quello. Tante volte abbiamo fatto delle scelte azzardatissime, ma perché loro ne erano convinti, perché ognuno di loro deve essere convinto di quello. La scelta più azzardata che avete fatto? Ma questa, bisogna riempire, perché De Zolt chiaramente non era un uomo da primo
da primo fazionista, era l'Albarello, perché l'Albarello era in grado di subire questi cambi di velocità repentini, imminenti e veloci, e lui riusciva a sopportare questi cambi di velocità ad altissima velocità. De Zoldt no, dato anche dall'età, però De Zoldt aveva una capacità di gestirsi talmente alta che non abboccava, non andava dietro a quelli che partivano, lui faceva il suo ritmo, infatti è arrivato. E quello che avevamo pensato all'inizio era appunto questo, se De Zoldt arriva nei 15-20 secondi, arriviamo insieme, poi quando arriviamo insieme, era veloce, eravamo abbastanza... tranquilli e sicuri che se arrivavamo insieme vincevamo. Avevamo questa sicurezza tra tutti che faceva bene, perché è una forza d'animo che tra tutti spingevamo, no? Quindi anche loro si sentivano sicuri e convinti. Abbiamo sempre portato gli obiettivi sempre più in alto, perché avendo obiettivi alti si possono raggiungere. Dopo, chiaro, cadi prima, cadi dall'alto, però siamo atleti, siamo persone che fanno questo mestiere, di conseguenza più cadi più ti rialzi, però l'obiettivo deve essere sempre più alto, e più alto di un'Olimpiadi non c'è, e soprattutto di una squadra che ha corso veramente bene insieme con un grande spirito di sacrificio l'uno per l'altro. E tu sei stato un grandissimo motivatore. E col suo modo di fare portava sempre allegria. Io mi ricordo di un aneddoto, poi neanche fusi un po' di italiani, perché quelli che provavano ad andargli dietro i primi anni, l'aneddoto è a Kiruna, il ragazzino qua ha fatto in 11 giorni 1100 chilometri, entrava dentro, mi chiedeva sempre se avevo messo la bottiglietta di Prosecco, e io l'avevo portata su col furgone perché ho guidato da qua lassù, ero sempre accontentato, e l'aveva seguito un certo Christian Sauer. È presente Christian Sauer? Cioè? No. E poi ha smesso di far fondo dopo quegli 11 giorni. Ci ha messo tre mesi. Ci ha messo tre mesi a recuperare, poi è andato, fatto anche poi. Possiamo dare di nuovo il microfono un attimo, Maurizio? Che cos'è che gli hai fatto questo Sauer? No, diciamo che... Perché io qualcosa so, me l'aveva raccontato Mazzetta. No, diciamo che lo sì, di fondo ci vuole anche sacrificio. Allora, fino che stava dietro me, andava come una scheggia, anzi riusciva a battermi anche qualche gara. Però poi quando arrivava a casa faceva party fest, allora se fai party fest, in un mese quello che hai fatto in tre mesi lo perdi. Allora giusto. Faceva meno fatica a fare il party che non farsi difendere, ha smesso, ma non perché... Aveva cosa, io ho iniziato da giovane, sicché dovrei essere stato bruciato. Perché con le marce in montagna ho iniziato a 12 anni, ho sempre corso fino a 44, dovrei essere stato, e facevo non pochi chilometri, appunto, come ha detto lui, ore di allenamento, anche 120 chilometri e almeno 30 sotto zero, che la sera per finire l'allenamento facevo 5 chilometri prima di andare a letto a piedi. Sì, che non è quello, solo che devi continuare a farlo, se smetti un attimo l'allenamento che hai fatto torna da giù. Sì, che ci vuole anche il sacrificio, insomma, per poter emergere. Incredibile. Farò, no, prego. Non è proprio così, è la verità, verità. Ma no, andiamo con la verità. La verità, verità è che lui a novembre sceglieva il suo polo. Cavallo da parte. Allora prendeva la pecora sacrificale perché era l'atleta giovane che in quel momento andava forte. Allora se lo tirava dietro, ehi boccio, vieni con me. E questi qui abboccavano, cacchio. E lo bene, c'è Puglia che ride, ma anche lui ha fatto la pecora. C'è cascato anche lui. Quindi, cioè, lui vedeva quelli giovani che andavano più forte, boccio, vieni con me. Poi li seccava e quindi... E io gli dicevo, ragazzi, stategli lontano, che quello è vecchio, è furbo, niente. Non è proprio così, io sento di venire a letto a dormire con me e fare quello che facevo io, non è che io gli dicevo a lui, però non ho detto a nessuno, anzi tra l'altro è qui anche presente il compagno, qui che
si è cascato anche lui. È venuto, abbiamo passato belle giornate insieme. Ma ci ho passato più notti con lui che con mia moglie, giro per il mondo, diciamo. Cioè, non era veramente così, però quando facevamo magari esaurimento per 80-100 km, potevamo solo bere del latte. Il primo allenatore finlandese, Sandro, vi ricordate? E solo acqua, latte e delle uova, e dovevamo portarci proprio a esaurimento, no? E questo qui, ogni volta che c'era una discesetta, vedo che metteva la mano dietro e buttava dentro qualcosa in bocca. La prima discesa, seconda discesa, terza discesa, passato davanti e ho detto: ma cosa stai facendo che non possiamo mangiare niente? E sto mangiando dell'ovetta, te non preoccupare. Un personaggio impressionante. Ho una domanda per Maurizio, ma hai mai pensato di seccare il giovane Fauna? No, appunto, no. Come ho detto, lui e il Vanoi scherzava lì, che prendevo un pulire. Ognuno era libero di fare quello che voleva, se voleva seguire, era libero, ma no, io non ho mai detto perché. Ho sempre obbedito alle allenature di dire di fare quando eravamo assieme, poi dopo libero fuori allora facevo quello che volevo io. Per esempio Gervile, che era stegno, che non si poteva bere un bicchiere di vino, e io a tavola non bevevo un bicchiere di vino, andavo su in camera e... Un collegamento perché è giusto ricordare anche un altro tecnico che è stato fondamentale per voi, era il capo degli skipper, Ferdinando Longo Borghini, giusto? Era proprio lui? Allora metterci con le... eccolo, forse c'è già. Eccolo. Ciao Nando. Ciao Nando. Buonasera Nando, come stai? Innanzitutto. Io sto bene. Con quel che ascolto, sento un po' male, ma ascolto e sento delle belle cose. Che cosa ricorda di quella fantastica medaglia d'oro, di quell'impresa? Io mi ricordo tutto, ma soprattutto mi ricordo che al tempo all'ora di gara, circa meno 12 gradi, una bella neve caduta da 3-4 giorni prima, circa 20 centimetri, una classica neve proprio scandinava, che purtroppo gli scandinavi non avevano fatto i conti con quattro teste dure che pensavano che la neve fosse italiana, e l'hanno pensato così tanto bene che hanno vinto la gara senza tante storie. Lo sa chi la sta salutando qua oltre ai quattro staffettisti? Sa chi c'è? Le facciamo sentire le loro voci, così vediamo se se li ricorda tutti, perché immagino che sia passato tanto tempo da quando non li vede e non li sente. Ma beh, il Maurilio è abbastanza, è il Silvio Fauner tanto tempo, Albarello e Giorgio Vanzetta li vedo un po' più di sovente, diciamo. E il Vanoi, Dinca? Il Vanoi, allora, Vanoi, l'uomo dalle grandi spinte, e il Dinkal, uomo molto ponderato, ma tutti e due erano convintissimi che si potesse vincere la staffetta, ognuno nel suo modo di ragionare. Bene, bene, allora, c'era un fuori programma, vediamo, no, ecco, allora torniamo a lei. Ci dispiace tanto che lei non possa essere presente qui con noi, però insomma ci rendiamo conto che c'è tanta strada da fare, ma è bellissimo sapere che appunto si ricorda in maniera certosina quella giornata e che ha contribuito soprattutto a raggiungere questo importante traguardo. C'è Marco Albarello che vuole dirle qualcosa. Nando, va bene. Nando, ma quando vai nuovamente in stalla a lavorare? È passato, sono le 18:19, perciò alle 18:30 devi andare a lavorare, no? Come sei? Sei già tornato. È come l'altro giorno a Cogne, che si è fatto, a quell'età lì, si è fatto prima in stalla, poi è venuto sul viaggio e si è fatto ancora sciolinare, ha sciolinato ancora per i suoi nipoti. Sei un grande. Grazie.